Caro mio, esiste una strategia di trading che ti permette di rischiare solo uno, ma guadagnare per 10? La risposta è sì, e sono sicuro che ti innamorerai di questa strategia. Strategia che ho chiamato revolver, proprio come la pistola. Pam pam pam. Perché, come se fosse una preda, cosa facciamo? Andiamo a sparare più volte consecutivamente su quella che è la nostra opportunità di trading. Quindi apriamo più operazioni, una di seguito all'altra, dove? Nell'estensione di prezzo. Un po' come in una lotta contro il tuo avversario, vuoi finirlo quando ormai è stordito, cosa fai? Lo colpisci più volte fino a sfinirlo. E così noi entreremo diverse volte consecutivamente, incrementando di volta in volta quella che è la nostra esposizione al mercato, ma attenzione, sempre rischiando pochissimo, rischieremo sempre l'1%. Come è possibile? Lo vedremo in questo video. Video che fa parte della nostra playlist Semplici Strategie Vincenti, quindi strategie questa tutta farina del mio sacco. Trader Ippolito non scopiazza, o meglio, quando c'è qualcosa che si conosce in giro che funziona, come è stata la strategia per esempio fake breakout sul DAX, te la propongo, magari dandoti i miei consigli, le mie dritte, ma dicendoti sempre che non è roba mia, come in quel caso, ma in questo caso sono io l'unico artefice ideatore. Caro mio, se non mi conosci, io sono Giuseppe Ippolito, sono un trader, un analista, un formatore, ma come dico sempre, un appassionato di trading e investimenti. Trading Oggettivo è il sistema di trading che ho creato, anch'esso tutta farina del mio sacco, un metodo che io chiamo anti-errore, perché spegne le emozioni ed automatizza le decisioni. Come lo fa? Lo fa con un protocollo ferreo fatto da passaggi precisi, da regole precise, quindi niente scelte d'impulso, niente improvvisazione. Avrai a disposizione il calcolatore di trading oggettivo, che è uno strumento che ti dice se entrare oppure no, ti dice se il trade è buono e ti dà un punteggio di bontà di quel trade. Se vuoi scoprirlo, ho preparato un mini corso di 3 lezioni gratuite che puoi iniziare immediatamente cliccando sul link che trovi in descrizione. Se ti piacciono video come questi, caro mio, devi aiutarmi, ti chiedo di farlo, spacca il tasto mi piace che trovi sotto al video. A te non costa nulla, ma per me è molto utile, perché mi permette di continuare a fare video come questo, e mi raccomando, fallo adesso, proprio durante la sigla. Mio, in passato ho più volte parlato di quello che è il trading mordi e fuggi, cioè quello in cui siamo come dei cacciatori che attendono pazientemente il momento giusto in cui sparare alla loro preda. Quindi né un secondo prima né un secondo dopo, tempismo ideale per colpire la nostra preda. Così nel nostro trading vediamo la gran parte del tempo il mercato essere in contrazione e stiamo lì ad aspettare. Poi vediamo l'estensione ed entriamo cercando di spremere il trade fino alla fine, per poi, diciamo, ritornare subito a casa, quindi chiudere subito l'operazione. In questo caso cosa facciamo? Non stiamo dentro il mercato, non stiamo in balia delle oscillazioni, soprattutto in balia di quelle che sono le emozioni, ma stiamo fuori dal mercato. Cosa diversa invece se facessimo investimenti, quindi dove si sta dentro il mercato. Noi, da buoni speculatori, cosa facciamo? Stiamo seduti, tranquilli, ad aspettare per poi invece colpire. La strategia revolver sposa esattamente questo principio. Quindi non faremo molti trade, ne faremo pochi, ma li faremo buoni, dove rischieremo sempre massimo l'1%, come ti dicevo prima, l'1% del nostro conto, e cercheremo invece di portare a casa l'8, il 9, il 10, anche di più, se ci sarà concesso, sempre l'8, 9, 10% del nostro conto, quindi lavorando poi su diversi asset. Quindi non è che ci focalizziamo solo per esempio su euro dollaro, solo sul petrolio, lavoreremo contestualmente su diversi asset giornalieri, quindi possiamo trovare tante opportunità. Con questa strategia revolver cosa succede? Che magari su 5 operazioni, su 5 trade, un paio di volte ti va in perdita, un paio di volte ti va in pareggio, magari una volta su 5 ti va in profitto, ma quella volta sarà stata un bel colpaccio. Ma se avremo la pazienza di aspettare, se avremo la pazienza di sfruttare quella volta su 5, perché il problema principale di tutti i trader è quella di non essere programmati per vedere sfumare 4 operazioni di seguito. Quindi il trader che vede che più operazioni consecutive non sono andate a segno,
comincia a impazzire, mi sballa. Quindi se vuoi utilizzare questa strategia, caro mio, prima di tutto devi avere determinazione, ma soprattutto pazienza. Adesso andiamo al succo del discorso. Cosa vedremo in questo video? Per prima cosa, le fasi di contrazione, espansione ed impulso, che sono le basi. Dobbiamo conoscere come si muove il prezzo, quali sono i movimenti di prezzo, cosa che ho spiegato all'interno della prima delle tre lezioni del mini corso gratuito che devi conoscere se vuoi fare trading. 2. Come entrare con tre operazioni sulla stessa opportunità. Ovviamente possono essere due operazioni, tre o anche quattro. Mediamente sono tre operazioni, quella diciamo il modus operandi che ho settato per il mio trading. 3. Come rischiare sempre solo l'1%, ma cercare di portare a casa un bel 10%. Nel video extra invece, caro mio, abbiamo un video extra dove andremo a vedere invece gli approfondimenti di questa strategia, indispensabili se vogliamo renderla veramente profittevole. Video extra che potrai trovare nella sezione del mio canale YouTube riservata agli abbonati, quindi vai sul mio canale, clicca sul tasto abbonati e con soli 29 euro vedrai non solo questo video extra di questa strategia Revolver, ma anche quelli dei video precedenti e di tutte le strategie che pubblicherò nei prossimi mesi, perché non ci fermeremo qua. In questo video extra, se ti abbonerai, vedrai che cosa? 1. Come riconoscere con precisione la terza fase di mercato, quella più importante, la fase di estensione. 2. Vedrai quali sono i punti precisi di queste tre aperture che faremo con la strategia Revolver. 3. Vedrai come gestire la chiusura. 4. Come gestire lo spread. Attenzione, questo quarto punto è davvero importante, perché se lo spread è largo e non sappiamo trovare i momenti giusti per uno spread conveniente, competitivo, questa strategia non potrà funzionare, come non funzionano spesso la gran parte delle strategie quando non le sappiamo usare nei momenti di altissimo spread. Prima di passare a vedere concretamente in condivisione schermo le caratteristiche di questa strategia, voglio dirti che è importante conoscere questa strategia, ma anche tutte le altre. Perché? Perché il trader è colui che ha diverse strategie da sfruttare a secondo del momento del mercato. È come avere diversi strumenti nella propria cassetta degli attrezzi, ognuno adatto ad un momento specifico. Quindi se tu hai sempre solo un solo strumento, non potrai fare diverse task, non puoi fare diversi lavori. E diciamo, l'esempio che faccio spesso io è come un calciatore che cercherebbe magari di segnare sempre solo con un colpo di testa. Non può funzionare, dovrà essere bravo non solo con il colpo di testa, con i tiri piazzati dalla lunga distanza, con i tiri a volo, con i calci di rigore, eccetera, eccetera. Così faremo anche noi. A seconda della situazione utilizzeremo una corretta tecnica diversa l'una dall'altra. Nel caso specifico delle estensioni veloci useremo questa strategia Revolver. Nel momento in cui aprirà il mercato useremo la strategia Breakout. Nel caso in cui vogliamo fare scalping utilizzeremo la strategia ARSI, eccetera, eccetera. Quindi per ogni momento di mercato andiamo a utilizzare una strategia con caratteristiche diverse. Adesso andiamo in condivisione schermo, andiamo a vedere le caratteristiche della strategia Revolver. Dunque, partiamo dalla prima cosa, la cosa più importante, riconoscere i movimenti di mercato. Un argomento fondamentale per chi vuole fare trading. La maggior parte dei traders inizia a concepire le sue strategie, ma non conosce la base, e cioè come si sviluppano i movimenti. La gran parte, diciamo, dei traders pensa che ci siano solo due tipi di movimento, quindi la fase di contrazione o consolidamento, dove il prezzo tende a stringersi, le candele diventano sempre più piccole e quindi diciamo che si aggroviglia il movimento, e poi la fase impulsiva estensiva, cioè quella dove invece il prezzo si distende, si allunga. Ma c'è una fase intermedia che fa sì che le fasi siano tre, quindi la fase di contrazione, che è la prima, la fase di espansione, che è la seconda, e la terza fase, quella che è di impulso estensione. La fase di espansione, che tutti ignorano, è quella che io spiego appunto nel mini corso gratuito che parla della mia tecnica del trading oggettivo, ed è la fase più importante. Perché? Perché realmente c'è l'entrata a mercato dei big player, cioè l'inserimento di liquidità. Ovviamente non è sempre facile andare a trovare questa
questa seconda fase, perché spesso potrebbe anche non essere evidente. Quindi la gran parte delle volte noi pensiamo che ci sia la contrazione e l'impulso, quando invece possiamo fare attenzione, c'è sempre un inserimento di liquidità. In questo esempio si può notare come c'è la fase impulsiva, che è questa, quella che ci interessa a noi, e la fase, diciamo, di consolidamento, che è quella precedente e anche quella successiva. Ma c'è all'interno la fase di cui parlavo prima, quella di espansione. Quindi andiamo a vedere effettivamente come si sviluppa. In questa infografica si vede come i retailers, cioè noi piccoli investitori, cerchiamo a volte di anticipare qui il mercato, non sapendo effettivamente, vedendo già un po' di nervosismo, un po' di alta volatilità dopo una fase di calma, e quindi siamo impazienti, entriamo e certe volte veniamo fregati, oppure entriamo alla fine della fase impulsiva, quando mai i guadagni sono praticamente nulli. Cosa fanno invece i big player? Vanno a inserire nella fase di espansione la loro liquidità per fare poi partire, diciamo, il prezzo. Professional entrano dopo e alla fine entriamo noi. Tutto questo è ben spiegato, ben approfondito nel mini corso di 3 lezioni, quindi non voglio prolungare di troppo questa spiegazione, per far sì che comunque ci dedichiamo alla nostra strategia, però è giusto sapere come funziona il mercato. Facciamo un ultimo approfondimento, andiamo a vedere queste 3 fasi. Come puoi vedere, c'è la fase di contrazione, le candele piccole, qua la ricerca di liquidità, che è l'espansione, dove vengono inseriti ovviamente grossi volumi da parte degli investitori, ma dove c'è anche spesso e volentieri una caccia agli stop, una presa di liquidità. Tutto un ragionamento importantissimo che spiego nel mini corso, proprio per capire come non restare in trappola ma far parte dello smart money, quindi del denaro intelligente, cercare di capire quali sono i passaggi, quali sono le impronte che lasciano i big player per poter poi sfruttare successivamente quest'ultima fase, che è la fase di impulso estensione, dove c'è la vera e propria speculazione. Se andiamo a vedere per esempio questo grafico, è abbastanza evidente, sembra molto erratico, perché sembra non avere un trend, ma all'interno di questo grafico, così come in tutti i grafici che possiamo andare a vedere, ci sono sempre quelle 3 fasi di cui parlavo prima. A volte si riescono a notare bene, a volte meno, e ti faccio notare come questo grafico diventa poi nella pratica questo. Come puoi notare, in ogni fase c'è sempre la contrazione, espansione, impulso. Contrazione, ricerca di liquidità, impulso. Contrazione piccola, espansione piccola, impulso, che ovviamente non sempre, diciamo, esplode, quindi contrazione, espansione, impulso, e via di seguito per tutte le altre fasi. Quindi quello che prima poteva sembrare senza un criterio, qui invece lo riusciamo a mappare. È fondamentale conoscere realmente, andare a identificare queste logiche che spiegano il mini corso, per fare che? Per capire poi come cavalcare soprattutto queste fasi, quelle dove il prezzo si estende, dove noi oggi, attraverso la strategia Revolver, possiamo cavalcare l'opportunità con più operazioni, con un volume importante. Ma adesso andiamo direttamente sui grafici, andiamo a vedere come mettere in pratica la nostra strategia, e lo facciamo andando sempre e comunque sul time frame M1. Questo non significa che è un trading di tipo scalping, ma è un trading molto veloce. Perché? Perché le fasi estensive sono molto brevi e veloci, quindi il nostro trading mordi e fuggi significa proprio cercare di entrare nell'estensione, quindi stare sempre fuori dal mercato, vedere l'estensione, entrare, prendere l'estensione e uscire subito. Quindi trade che possono durare da pochi minuti fino a 20 minuti, mezz'ora, certe volte anche un'ora, dipende da come si sviluppa. Comunque sempre un trading di bassa volatilità. La cosa importante è riuscire a identificare una fase estensiva, cosa che spiego approfonditamente nel video extra, nella sezione dedicata agli abbonati. Ovviamente qua ti anticipo solo qualcosa, cioè il fatto che per cavalcare un'estensione dobbiamo essere sul time frame M1 e vedere candele
che vanno in accelerazione. Accelerazione significa vedere candele che adesso si allungano rispetto alle precedenti, che chiudono ai massimi o ai minimi. Se ovviamente parliamo di estensione ribassista, devono chiudere ai minimi, un po' come vediamo queste. Sono candele lunghe, importanti, chiuse ai minimi, quindi dobbiamo vedere un cambio di volatilità. Mentre prima il prezzo magari era in contrazione con una bassa volatilità, poi vediamo la fase di espansione, poi c'è l'impulso che nelle sue fasi iniziali ovviamente c'è un allungamento con candele successive una dietro l'altra che hanno tutte lo stesso segno, che sono tutte allungate e che chiudono ovviamente con un corpo pieno. Queste sono, diciamo, la caratteristica principale. Poi nel video extra ti darò delle dritte ancora più precise per poter riconoscere un'estensione. Quando noi la riconosciamo, mettiamo conto di voler entrare qui in questo punto, noi entreremo una, per esempio, due e tre volte per cavalcare che cosa? Per cavalcare questa discesa. Ovviamente con la prima posizione guadagneremo molto, con la seconda discretamente, con l'ultima un po' meno. In quest'altra estensione forse sarebbe meglio valutare quest'altra estensione, per esempio poter entrare qui 1, 2 e 3, ed è evidente, quindi entrare una volta di seguito un altro per cavalcare poi tutta questa parte bassa. Ovviamente nel video extra ti dirò come cercare di anticipare al massimo l'entrata, perché come puoi notare in tutti e due gli esempi noi stiamo entrando, diciamo, ormai a metà della fase impulsiva. Per semplificare la spiegazione, ovviamente te la spiego in questa maniera, ma nel video extra ti spiegherò come cercare di entrare un po' prima, dove entrano i professional, poco dopo la presa di liquidità. Ma andiamo a fare una simulazione. Come faccio io ad entrare? Io entrerò con una prima posizione, in questo caso short, per esempio qui, e metterò il mio stop loss stretto, stop loss che ti spiegherò come mettere nell'apposita lezione, e quando aprirò la seconda posizione, sempre in posizione short, per esempio qui, che cosa farò? Aprirò la seconda posizione e passerò lo stop loss al pareggio della prima. Quindi che cosa faccio? Con la prima posizione avevo rischiato l'1%. Quando apro la seconda posizione, io prendo, sposto l'1% del rischio della prima posizione e lo sposto a zero. Quindi con la prima posizione non potrò più perdere, potrò perdere solo l'1% della seconda posizione. Ok? Quindi stessa cosa faremo quando apriremo la terza posizione. Mettiamo conto che in questo momento abbiamo due posizioni che ci potranno fare perdere massimo l'1%, perché con il primo sono al pareggio e con il secondo posso ancora rischiare di perdere l'1%. Mettiamo una terza posizione qui in questo punto, e quando apriremo la terza posizione contestualmente azzereremo il rischio della seconda. Quindi automaticamente noi ci troveremo con tre posizioni aperte, di cui solo l'ultima è a rischio dell'1%. Quindi avremo un volume moltiplicato 3 e un rischio sempre di 1. Quando poi ci sarà la distensione del prezzo, io potrò passare questo stesso, l'ultima posizione pure, diciamo, al pareggio, e cercherò di sfruttare l'estensione. Quindi io andrò a prendere, se poi il trade va bene, che cosa succede? Succede che se si estende e riuscirò a chiudere la posizione premendo bene il trade, io avrò rischiato sempre l'1%, ma calcolando che il mio rischio rendimento di ogni singola operazione è di 1 a 3, significa che io ho portato a casa il 9% rischiando sempre 1. Quindi tre posizioni in cui la prima rischiavo l'1 ma andavo in profitto di 3, la seconda, dopo aver spostato lo stop loss al pareggio della prima, rischio l'1 e guadagno 3, la terza, dopo che ho spostato lo stop loss della seconda a 0, rischio 1, profitto di 3. Quindi diciamo che tutto sommato, sommate le tre posizioni, ognuno del 3%, io porterò a casa una media del 9%. Quindi quando poco fa dicevo 8, 9, 10%, questa è una media che potremmo portare a casa. Quindi l'idea è proprio questa, cercare di cavalcare l'estensione, mettere tanti volumi per far sì che quell'estensione in poco tempo ci procuri tanto denaro, ma rischiare sempre l'1%. Perché dicevo prima che questo tipo di operatività, fondamentalmente su 5 operazioni spesso ce ne riesce solo una? Perché il prezzo
tende ad oscillare, quindi spesso e volentieri magari ritornerà indietro e mi beccherà lo stop al pareggio, magari poi si estende. E quindi se siamo in una fase oscillatoria, quindi siamo in trend ma il prezzo sta oscillando, quindi abbiamo un prezzo, come dico io, efficiente significa che scende, sale, copre il volume, scende, copre il volume, scende, copre il volume, questo ovviamente in caso di discesa, oppure in caso di salita sale e ricopre il volume, sale e ricopre il volume. Se abbiamo questo tipo di efficienza, probabilmente noi saremo beccati. Magari delle tre posizioni solo una andrà in target, le altre due magari potrebbero essere stoppate, magari solo la prima rimarrà aperta e comunque con quella potremmo guadagnare. Se invece il prezzo è inefficiente, quindi c'è un'estensione importante, in quel caso ovviamente con un vuoto volumetrico il prezzo non va a efficientarsi e potremo cavalcare l'estensione senza essere beccati. Quindi la cosa più importante in questa strategia qual è? Riuscire a capire quando una situazione del genere, in cui il prezzo qua andava, era a più bassa volatilità, ad un tratto qua prende direzionalità. Durante la presa di direzionalità, quando io vedo comunque che il prezzo si cambia velocemente, quindi prezzo bid e ask sono nervosissimi, quello significa che ci sono grandi volumi e c'è buona possibilità che il prezzo si estenda. Quindi se io invece vedo che il prezzo è lento, quindi si cambia lentamente, in quel caso che cosa farò? Ovviamente cercherò di evitare il trade. La bravura deve essere che io adotterò le mie tecniche normali in situazioni di bassa volatilità. Quando troverò un aumento di volatilità, un'estensione su M1 di candele piene in estensione, allora cercherò di sfruttare questa strategia. Quindi io non vivrò il mio trading esclusivamente cavalcando una strategia, questa strategia revolver, ma utilizzerò anche altre strategie e questa al momento opportuno la sfrutterò secondo queste caratteristiche. Adesso hai capito più o meno come gestire l'apertura. Parlando di chiusura, che approfondiremo sempre nel video extra, quello che tu devi sapere più o meno è di calcolare un per 3 rispetto a quello che stai rischiando, anche se sarebbe bene non valutare solo questo aspetto così meccanico, ma valutare anche le zone di liquidità che potrebbero far fermare il prezzo. Quindi zone di liquidità che spiego sempre nel mini corso, ma comunque spiego in tutto il mio percorso trading oggettivo, che ti daranno il massimo vantaggio di age statistico, perché ti daranno indicazioni dove sono gli ostacoli nella tua estensione. La cosa importante è calcolare sempre bene l'1%, che è una cosa che spesso e volentieri i miei allievi non riescono a fare in velocità, quando c'è ovviamente un'estensione, quindi nervosismo del prezzo. Quello che ti consiglio di fare è utilizzare un tool che è presente sul nostro broker FP Markets, che si chiama Mini Terminal. Questo tool che troverai, che puoi aprire all'interno della tua MetaTrader, ti permetterà di misurare velocemente il tuo rischio, inserirlo e ti dirà subito quanto devi inserire come lottaggio. Quindi è possibile che se il tuo stop loss sia molto stretto potrai mettere un lottaggio molto alto, se il tuo stop loss è un po' più largo dovrai ridurre leggermente la tua size. Quindi più rischi e più devi diminuire la size, meno rischi e più puoi aumentare la size. Quindi questa è una cosa che devi riuscire a fare con velocità attraverso questo strumento che si chiama Mini Terminal, che è presente tra i tool scaricabili e installabili nella MetaTrader del broker FP Markets. Probabilmente non per forza dovrai farlo nel broker FP Markets, ci saranno anche altri tool simili, per MetaTrader, che potrai andare a cercare nel web, se ne possono trovare diversi, oppure anche altri calcolatori che trovi gratuitamente in altri broker. Se vuoi utilizzare il broker FP Markets, l'ho spiegato bene nel video apposito sulla recensione che ho fatto su FP Markets, potrai cliccando da questo link andare a ricevere la leva di 1 a 500, cosa che invece se andrai in automatico, in maniera organica, digitando fpmarkets.com, ti riporterà esclusivamente nel sito EU e potrai avere solo leva 1 a 30. Se vuoi maggiori informazioni, qui trovi il video e il collegamento, la scheda che ti riporta al video recensione di FP Markets, in cui avrai tutte le informazioni appena menzionate, quindi un approfondimento sul broker. Adesso andiamo direttamente sulla mia MetaTrader, andiamo a vedere tutte le operazioni che ho fatto nel mese di agosto,
che sono le stesse operazioni che ho inviato come segnali a tutti i miei allievi. E questa è la mia meta trader. Siamo su mercato aperto, si vede qui dal prezzo che va cambiando, e vado a selezionare la scritta FP Markets Live 2. Live 2 dimostra che si tratta di un conto reale. Qua vado a nascondere i miei capitali con questo nastro, sia per un discorso di privacy, ma anche perché voglio decontestualizzare quello che è il mio saldo, i miei capitali, con quelle che adesso vedremo essere le mie size, quindi per evitare una contestualizzazione del mio money management che in passato è stato fatto. Qua siamo su posizioni aperte, possiamo vedere che al momento non ci sono operazioni al momento in corso, e quindi andiamo su storico operazioni e andiamo a fare il report di agosto, andiamo a vedere tutte le operazioni di agosto proprio tasto destro del mouse, periodo personalizzato, andiamo a selezionare dall'1 agosto qui, andiamo fino all'1 settembre, perché MetaTrader funziona così: per prendere il 31 agosto devo selezionare l'1 settembre. Clicchiamo su ok e andiamo a produrre il report che mi dà una perdita di 1000 euro. Quindi risaliamo, andiamo a vedere tutte le operazioni di tutte le settimane, partendo dalla prima settimana di agosto, quella che andava dall'1 al 6 agosto, l'operazione di 2287, questa qui su EURCAD, poi ho ripetuto 3 euro quindi al pareggio, 2.284 la perdita della prima settimana. Mentre la seconda settimana, quella che va dal 7 al 13, meno 2.95, meno 2.53, meno 32, meno 1.117 euro USD, poi abbiamo quella di australiano yen, meno 157. Queste operazioni mi procurano 1.854 euro di perdita. Quindi poi andiamo in ferie, abbiamo stoppato per il Ferragosto e siamo ritornati giorno 24, dove abbiamo fatto meno 1128, meno 79 più 965 euro yen 419, quindi queste due sono due operazioni, diciamo la stessa euro yen diviso in due, e questa settimana si chiude con 177 euro di profitto. La successiva, meno 40, 3215, l'operazione più importante su canadese franco svizzero, poi la successiva sterlina neozelandese, meno 1.482, e l'ultima 1.554 sull'australiano franco svizzero, abbiamo ripetuto, e quindi si chiude con più 3.346 l'ultima settimana. Quindi recuperiamo, grazie all'ultima settimana, le perdite delle due settimane precedenti. Quindi un bilancio negativo per agosto, che diciamo 1.000 euro non sono poi così tante, diciamo una battuta d'arresto in quella che è la nostra equity, che ci sta. Quindi mi raccomando, non credere a chi vince o fa profitto sempre e comunque. Ci sono momenti di perdita, momenti di vincita, e ad agosto ci può stare. Il video termina qui, la mia raccomandazione è sempre la stessa, quella di fare trading con la testa. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao.